ti ringraziamo tutti quanti per questo collegamento. Secondariamente, se possiamo, inizierei magari con le domande per poter sentire un po' la tua opinione, la tua ricostruzione dei fatti. Va bene. Perfetto. Intanto ci sembra interessante innanzitutto una differenza linguistica. Sappiamo che dalla stampa russa e in generale la stampa allineata con la Russia, quello che sta succedendo in Ucraina ad oggi viene definito operazione speciale militare. Sappiamo benissimo che per tutto il resto del mondo quello che sta accadendo è definito operazione speciale militare. Per l'Occidente si parla di invasione, si parla di guerra. Tu come lo analizzi questa, come l'analizzi questa differenza, come la spieghi, cosa ci leggi? Ma secondo me è una differenza puramente formale che non cambia assolutamente nulla in campo, cioè puoi chiamarla come vuoi. C'è la Russia ha invaso un pezzo di Ucraina e l'ha messa sotto il proprio controllo, punto. Poi puoi chiamarla festa di Pasqua, festa di Natale, puoi chiamarla carnevale, non è che cambia niente. Credo che il motivo per cui i russi hanno scelto di non chiamarla guerra è perché credo che così non sono obbligati a fare una dichiarazione di guerra formale, e credo che questo porti delle complicazioni, però sinceramente sono cose burocratiche, cioè quello che succede sul campo è quello che conta, e quello che succede sul campo è quello che stiamo vedendo tutti, cioè hanno preso, ormai messo sotto controllo tutta la parte russofona, eccetto il pezzettino sotto di Odessa, e adesso a questo punto abbiamo una situazione di assoluto stallo nella quale i russi hanno preso di fatto quel territorio, mentre Zelensky continua a far finta di vivere nel mondo delle favole e continua a dire noi non cederemo un solo pezzo di territorio. Non lo cederete, ma intanto ce l'hanno gli altri. Quindi è chiaro che Zelensky è manovrato dagli americani, questo lo sappiamo già, ormai l'abbiamo capito da tempo, ma diventa sempre più evidente perché adesso chiaramente e sono solo gli americani che desiderano che questa guerra continui il più possibile, lo hanno anche detto. Noi vogliamo andare avanti finché la Russia non sarà stata dissanguata economicamente da questa guerra al punto tale da non poter più fare queste cose in futuro, lo ha detto ufficialmente il ministro della difesa americano. E quindi è chiaro che nel loro interesse che la cosa continui. Non è nell'interesse degli ucraini, né di parte russofona né di parte ucraina, e non è neanche in quella dei russi. Ma finché Zelensky è nelle mani degli americani non c'è niente da fare. Grazie mille. In effetti, andando a vedere, guardando anche quella che magari è la storia diplomatica di quello che è successo, i vari tentativi, io mi ricordo per esempio all'inizio di quest'anno diversi incontri fra Blinken e Lavrov, diversi memorandum presentati, insomma è chiaro che da parte occidentale ci sia stato abbastanza sempre un muro a qualsiasi forma di concessione. E un'altra cosa che mi viene da chiedere, proprio in merito, visto a quello che ci fa passare la stampa, che ci dipinge la guerra come totalmente una disfatta per la Russia, insomma, una specie di nuovo Vietnam, con le dovute distanze tra le varie esperienze, forse la realtà sul campo però è differente. Tu cosa ci puoi dire in merito? Qual è la tua opinione? No, non solo è differente, è capovolta completamente. Infatti ci hanno raccontato quello che gli americani chiamano il wishful thinking, cioè i desideri, i pensieri che tu desideri e tu li enunci come se fossero realtà, cioè noi diciamo il ti piacerebbe, ecco il famoso ti piacerebbe. Ci hanno raccontato un ti piacerebbe, un Putin malato, Putin ostacolato al suo interno, Putin che sta morendo, Putin operato, fallimento totale dal punto di vista militare. Sicuramente hanno avuto dei problemi non previsti perché non pensavano che l'Occidente avrebbe mandato tali e tanti armi così compattamente. Però la situazione sul campo è assolutamente quella che vediamo adesso, e anche adesso gli stessi giornalisti italiani stanno cominciando a riconoscerla, cioè scusa, tutti gli occidentali, gli italiani in particolare. Sentivo ieri Mentana che sembrava quasi dispiaciuto, cominciava a dire beh a questo punto bisogna cominciare a pensare che quella parte lì per gli ucraini è persa, è bravo che ci sia arrivato.
era evidente ormai da 20 giorni che sarebbe finito così. Però noi sappiamo che i riflessi mentali dei nostri giornalisti sono sempre molto lenti, e cioè quando proprio non ce la fai più a dover negare una cosa, loro cominciano ad accettarla, quando per gli altri è già evidente da 20 giorni. Si può dire magari che il punto di svolta in quella che è la narrazione del contesto bellico sia stata la definitiva caduta dell'ultima roccaforte nella città di Mariupol, ossia l'acciaieria Azovstal, che, ricollegandosi a quello che diceva Mentana, visto che l'hai menzionato, lui parlava del battaglione Azov che proprio nella città di Mariupol e in particolare nell'acciaieria aveva una sua base, li definiva come assolutamente estranei a qualsiasi appartenenza all'ideologia nazista, li definiva patrioti, giovani volontari, difensori della libertà. È chiaro che l'evidenza empirica dimostra altrimenti, però almeno a mio avviso è preoccupante vedere come tutti questi media che quotidianamente impestano, mi viene da dire, le case degli italiani, si stia attuando uno sdoganamento del neonazismo nella sua frangia non solo estetica, non solo razzista, ma nella sua frangia più omicida, militante e militare. Guarda, devi calcola solo una cosa: non più di un anno fa, ricorderete tutti quell'insorgenza che c'è stata per i fatti di Piazza del Popolo e poi dell'attacco al sindacato della CISL. Si diceva addirittura bisogna chiudere il partito di, non so se era Forza Nuova o quale altro, io non me ne intendo delle sigle, ma uno di questi qui di destra andava addirittura chiuso perché è intollerabile che i neofascisti facciano delle cose del genere. No, in realtà avevano spaccato quattro finestre alla fine. Qui abbiamo dei veri neonazisti che massacrano da 8 anni sistematicamente e metodicamente gli ucraini russi, che gli hanno addirittura tolto, sono cose che non vengono raccontate, gli hanno tolto addirittura il diritto di parlare russo. A partire dal 2019 c'è una legge in Ucraina, approvata da Poroshenko poco prima di andarsene, di lasciare il posto a Zelensky, c'è una legge che non si può più parlare, nemmeno parlare russo negli uffici statali, e che nelle scuole medie e inferiori non si può più parlare russo. E c'è una legge che dice che se proprio un giornale vuole pubblicare in russo, perché è russofono ovviamente, un giornale del Donbass che pubblica in russo, è obbligato comunque a pubblicare il doppio delle pagine e la metà deve essere almeno in ucraino. Quindi li hanno praticamente obbligati a spendere il doppio pur di obbligarli a parlare anche ucraino. Queste sono le condizioni che hanno imposto i nazisti di Kiev ai russofoni. Ora è chiaro che se uno dimentica quella parte lì, e immagino che molti di voi, se siete qui in piazza, avrete visto quel documentario, è chiaro che se tu togli dalle informazioni quella parte lì, è chiaro che è tutto molto strano che i russi di colpo siano così cattivi. Purtroppo quello che ci vuole è la conoscenza di quello che è successo prima. E ci sono anche quelli che argomentano e dicono: ah, ma in fondo sì, i nazisti non sono neanche l'1%, non hanno neanche l'1% in Parlamento, non contano niente. Ma questa è una deviazione del pensiero. Non è importante essere in Parlamento per fare le cose che fanno. Anche da noi la destra deviata che ha fatto gli attentati di Piazza Fontana e della Piazza della Loggia mica stavano in Parlamento. Non hanno bisogno di essere in Parlamento. Quello di cui hanno bisogno è la copertura politica di chi sta in Parlamento. E quella purtroppo ce l'hanno tutta. E questo è il vero problema. Assolutamente. Aggiungerei che hanno anche, almeno dal 2014 ad oggi, la copertura politica dei paesi occidentali e dei loro governi. Per concludere, io approfondirei un secondo quello che è appunto ciò che sta avvenendo in Ucraina dal punto di vista politico, perché io mi ricordo molto bene le immagini dei nostri parlamentari, gli onorevoli deputati e gli onorevoli senatori, in cui la stragrande maggioranza di loro, salvo poche, rare e nobili eccezioni, hanno accolto l'intervento del presidente Zelensky con una vera e propria standing ovation. Ebbene, si fa passare lo Stato ucraino, lo Stato prima di Poroshenko e poi di Zelensky, come uno Stato democratico, uno Stato libero in cui vengano rispettati i diritti umani e le libertà civili dei cittadini. Ma come sappiamo benissimo, sono decine i partiti messi al bando, come ci hai appena detto, la repressione etnica e culturale nei confronti dell'elemento russo
ha dei contorni sicuramente inquietanti quando non terrificanti, ed è ovvio che sposandosi a un elemento neonazista dalle pratiche omicide, tutto questo venga assolutamente reso qualcosa di insopportabile, qualcosa che lascia presagire anche un possibile genocidio. Ebbene, noi vediamo che invece il governo italiano, nonostante la storia anche dell'Italia, la Costituzione, nonostante anche quello che è un certo senso comune, difenda a spada tratta queste politiche, dia una copertura diplomatica pressoché totale. La difendiamo perché siamo obbligati a farlo, perché siamo schiavi degli americani, siamo ricattati e ricattabili dagli americani. L'italiano, noi tutti, compresi anche quelli che stanno al governo, di propria natura non sono né guerrafondai né sono a favore della guerra in nessun caso. Noi siamo veramente della gente pacifica, fin troppo certe volte mi verrebbe da dire. Quindi la nostra natura non è quella. Poi noi siamo stati sempre amici dei russi, quindi è proprio contro natura l'idea di mandare delle armi, ma siamo obbligati a farlo. E infatti tu vedi benissimo tutte le giravolte, le capriole che sta facendo Draghi, che sta facendo il ministro tedesco Scholz, che sta facendo Macron, per cercare da una parte di accontentare gli americani che ci ricattano, ma dall'altra di non esagerare, anche perché le conseguenze negative di tutto quello che facciamo, non solo del mandare le armi, ma anche delle sanzioni che stiamo mettendo, si stanno ritorcendo soprattutto su di noi. Una volta si diceva le sanzioni si ritorceranno anche contro di noi, e ci dicevano vabbè, è un prezzo da pagare pur di affossare la Russia. Il problema è che si stanno ritorcendo solo contro di noi, perché mentre noi stiamo subendo tutti gli effetti negativi, ormai lo sappiamo tutti, lo sentiamo sulla pelle, perché quando ti arriva la bolletta elettrica, quando ti arriva il pane sta aumentando, tutto sta aumentando, abbiamo un'inflazione che è ripartita al galoppo. Tutto questo noi lo avremo sulle spalle in ottobre. Nel frattempo il rublo è tornato ad un valore addirittura superiore a quello che aveva prima della guerra. Quindi non è più che si ritorceranno anche contro di noi, si ritorcono soprattutto contro di noi. Quindi se sommi il fatto che siamo noi antiguerra per natura, e in più che ci dobbiamo pure beccare le conseguenze negative di sanzioni che nessuno di noi vorrebbe imporre, è chiaro che siamo manovrati, che abbiamo pochissimo spazio. Il problema qual è? E qui lo dico apertamente ormai da tempo. Scusatemi se c'è qualcuno in piazza che magari si offende per i termini che uso, ma il termine giusto è questo. Il problema sono quei 300 figli di puttana che noi abbiamo votato nel 2018 sotto lo stemma dei 5 Stelle e che hanno completamente tradito la missione per cui li abbiamo mandati in Parlamento. Capite? Questo è il problema, perché io, se mi avessero detto nel 2018, quando li ho votati e quando sono entrati in Parlamento al 30%, mi avessero detto che 3 o 4 anni dopo mi avrebbero messo delle leggi contro i lavoratori che li obbligano a vaccinarsi, se no non possono andare a lavorare, e che avrebbero fatto queste cose a favore dell'America, contro la Russia e contro di noi, io non ci avrei creduto, avrei detto no, non è possibile, non è questa la gente che ho votato. Non era, evidentemente qualcuno qualcosa li ha cambiati, e questa è una cosa che secondo me non possiamo perdonare, anche per il futuro, perché in futuro qualcuno tornerà a votare qualcun altro. Dobbiamo assicurarci di avere un sistema come hanno gli americani, che hanno un sistema, un meccanismo politico che si chiama il meccanismo del recall, cioè praticamente se non so, il governatore della California viene eletto ma poi fa delle cose completamente diverse da quelle che ha promesso di fare, un milione di cittadini può chiedere un referendum e può mandarlo a casa prima della fine del mandato. Noi dobbiamo istituire una dobbiamo pretendere, prima di tornare a votare chiunque, voterò soltanto chi si impegna a fare una legge che mi mette a disposizione un meccanismo del genere. Per cui se io ti ho votato e tu mi hai completamente tradito dopo un anno perché ti piacciono i soldi, ti piace il potere, perché ti piace stare lì, ti piace avere la macchina blu, ti piace mangiare al ristorante e 5 stelle dal mattino alla sera, benissimo, io voto e ti rimando a casa e torni a fare il venditore di bibite come facevi prima. Grazie mille Massimo, come potrai vedere e sentire direi che la piazza concorda con te. Io ti saluto e ti ringrazio per l'intervento che hai fatto oggi in piazza, e ci tengo a ricordare una cosa
a tutti i presenti che appunto si è parlato di repressione politica in Ucraina, quello che è uno Stato che ci viene spacciato appunto come uno Stato di diritto, uno Stato libero, eccetera. Noi oggi ci eravamo messi in contatto con diversi attivisti politici in Ucraina soggetti a repressione e che ad oggi sono costretti a vivere in uno stato di clandestinità o di semiclandestinità. Avevamo preparato un collegamento anche con loro, purtroppo per ovvi problemi dal punto di vista logistico non siamo riusciti ad attuarli. Loro hanno un canale Telegram dove quotidianamente postano in russo ma anche in altre lingue, fra cui italiano, diversi resoconti di quella che è l'oppressione politica in Ucraina. Questo canale si chiama Repression of the Left, perché ovviamente sono in gran parte attivisti politici dei partiti di sinistra messi fuori legge a partire dal 2014, con vere e proprie retate squadriste da parte di quelli che oggi Mentana elogia pubblicamente. Io vi invito quindi a seguire il loro canale e mando a loro e a tutti i perseguitati politici, perché combattono per la democrazia e la libertà vera, un caro saluto e la nostra più completa solidarietà. Arrivederci a tutti, buonasera, grazie mille. Grazie mille.